una discarica, è una discarica. Ma diventerà un lupo male, ve lo prometto. Dicendo la madre della Santa Benedizione, il rituale del Figlio e dello Spirito Santo, anche il presente. Inaugurato sabato pomeriggio in località Laura Mare a Pestum, il primo tratto di lungomare della città di Capaccio Pestum. Si tratta del primo stralcio dell'intervento che porterà alla riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza della fascia litoranea della città. Il primo stralcio dell'intervento conferisce un aspetto del tutto nuovo a 1100 metri di litorale. L'opera è stata finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale, per un importo complessivo pari a 1.500.000 euro. Sì, è un sogno, attesa da tempo, da decenni, desiderata, però ormai la gente non ci credeva più. E invece in poco tempo, perché voglio ricordare, mi sono insediato il 9 di giugno del 2019, in piena pandemia, abbiamo finanziato l'opera, progettato, acquisito i pareri, fatto l'appalto, eseguito i lavori in un'area fortemente vincolata. E quindi oggi consegniamo quest'opera, che non è un'opera pubblica così tanto per dire come le tante che si consegnano, che sono tutte importanti. Questa cambia la vita, cambia la qualità della vita, cambia proprio la situazione socio-economica, destagionalizza il turismo, mette in condizione gli operatori di poter stare aperti tutto l'anno, rende sicura una parte del litorale. Capaccio Pestum aveva 13 km di costa, non un metro a disposizione della comunità, quindi è un cambio storico, è un cambio di passo e soprattutto è un patto mantenuto con gli elettori, quindi quella fiducia che non deve essere mai tradita. Quindi a me piace ricordare questo. E poi c'è una città in festa, ecco, per chi fa politica questi sono i giorni che ripagano di tante amarezze, quindi è molto bello. Il tratto inaugurato è la parte iniziale di un processo di riqualificazione e valorizzazione avviato a gennaio 2020 con l'approvazione in Consiglio Comunale del progetto definitivo per l'importo complessivo di 5.862.000, totalmente finanziato. L'intero progetto infatti porterà alla realizzazione di 3 km di lungomare lungo la fascia litoranea del comune di Capaccio Pestum, un'opera che anche grazie agli interventi previsti nel piano di assestamento forestale va a valorizzare un litorale interessato da numerose infrastrutture, attività turistiche e ricettive che rappresentano una parte economica consistente del tessuto imprenditoriale della città. È già finanziata per 3 km, quindi già da lunedì saremo al lavoro per il secondo, terzo e quarto lotto, per completare le procedure, per appaltare e per consegnare prima dell'estate prossima tutti e 3 i 3 km.